Pesciolini della squadra omicidio. Ciao, sono Giovanna. Ti telefonavo per sentire se potevamo vederci. Ormai è più di un mese che non ti fai vivo. Lo so che i poliziotti ci hanno sempre da fare, ma avrai pure qualche ora di riposo, no? Se non te lo ricordi, il mio numero sì, è... Sì, me lo ricordo, ciao. Tenente Sheridan, ecco la fatta. Messaggio speciale per il maresciallo Nico Giraldi. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Crottaferrata un'altra volta. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. E ci spreca pure i soldi per i gettoni. Ma lo sai che sei proprio uno stronzo? Sono l'agente Ballarin, maresciallo. Sto pedinando il baronetto da 4 ore circa. Adesso se mezzanotte 30 il è entrato a casa di amici insieme col Zagaia. Io tengo d'occhio il portone dal bar Olimpia, che c'è proprio di fronte, in via del Bissione 24. Sono sicuro che quello esse va a caccia. Aspetta, Ballarin, vado a mangiare a Serpico e vengo là. Su, sì. Su, mangia, su. Era un rigore grande come una casa! Sì, è libero questo? Sì, sì! Forza! 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 Ma per Recepponi oggi, per meglio, eh? Per meglio! Gliel'ho consigliato io a Lenzino! Ah, lei è consigliere da Lazio? Sì! Forte d'amico, eh? Pure lui, lui gliel'ho consigliato io. Ah, glieli consiglia tutti lei, c'ha una capoccia lei come consigliere. Io con Lenzini sto così, io so quello di sopra. Siete colleghi, lei è costruttore, pure lei è costruttore. Ci avete un sacco di soldi voi, eh. A me Salaccio mi fa morire. Ma che c'è? A me Salaccio mi fa ma morire. Ma che c'è? Che si sente? Ah, un amico mio c'è morto. C'è... Ma vuole qualcosa? Ah, no, 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 grazie, ho già preso, grazie. Anzi, vuole me ne vado, eh. E le saluti tanto papà Lenzini, arrivederci. Lo vedo stasera, papà. Dai, forza Lazio! Vedi come compio sto portafoglio? E questo è pure costruttore. Chissà quanti ce ne stanno dei soldi. A me sembra un armadio. Ma dove stanno i soldi? Ah, eccoli. 20.000 lire. Sto costruttore pinocchioso. E potrebbe essere solo laziale. Io voglio sapere come ti chiami. Fammi vedere come ti chiami. Gaetano Bozzetti Manovale. Hai capito il costruttore? Sto fregnacciaro, ma io nel cesso debutto, do. Attenzione, attenzione, messaggio speciale per il ladro Lambo Rossi, detto Grattaferrata, dal maresciallo Giraldi. Prega che il portafoglio non si perda, perché se no finisci nella merda. Vieni là! Vaffanculo, 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 vaffanculo! Ah, Mariscia, che si è offeso per uno scherzetto di niente, eh? La Grottaferrata, a te te c'è una bella lavata di testa. E m'ha imbriacato de botte, magari m'avesse dato una lavata di testa, io quella m'aspettavo. E mo' dato. Giù! No, Mariscia, che sta lento! Attenzione, prego. Il signor Gaetano Bozzetti può ritirare il suo portafoglio all'ingresso 15 della Tribuna Tevere.
Fanno fregare il portafoglio, porca puttana! Oh, se fai fregare il portafoglio te la pigli con me! Ma vattene! Oh. Attenzione, prego! Il signor Nicola Giraldi si rechi immediatamente all'ingresso della tribuna stampa per comunicazioni urgenti. Ecco, a dove stavate, maresciallo? Ho pizzicato quello che mi ha mandato a fanculo per telefono. L'ho consegnato anche alla biniere. Speriamo che non si faccia fregare la Gibera. Il commissario Tozzi ha detto andare a bigliardi del carambola che c'è un morto. E che dobbiamo fare, seppellirlo?